Lo sapevi che in Scozia è vietato per un bambino di 11 anni guardare un manichino nudo? Ma in che senso è vietato? È vietato, non lo può fare. È una legge, non puoi guardare un manichino nudo E se che sei. fanno? L'arrestano? Se lo No, sono. se passi davanti ai negozi di fare così, non devi guardare. Ciao a tutti ragazzi, io sono Carly e questo è ovviamente Cimia. 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 Con tutto il papillon storto, mamma mia, ma sistemati per i video. Sembri mia mamma. A Cimia sembra tua mamma. No, tu sembri mia mamma che mi dice c'hai tutto storto. Pensavi che avessi detto che mia mamma è Cimia? Ma Oggi Andrea. non mi presenti? Vabbè, raga, io me ne E vado, cioè. questo ovviamente è Kendall, Ciao, ovviamente. alla buon'ora. Ma questo ovviamente è Cimia, ovviamente. Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a reactare, Reagire. reagire alle leggi più stupide che siano mai esistite al mondo. Delle leggi più che proprio dici. Sai qual è la legge più stupida? Non poter avere una scimmia in casa, in Sì, Italia. questa è stupidissima. Io voglio una cimmia in casa, vero cimmia? Cimmia, tu vorresti un fratellino, cimmia? No? Abbiamo trovato questo sito che non vi so dire se in realtà sia affidabile, Però però credo di sì. tu dici? Sì, secondo me sì. Ci fidiamo Guarda del che ce ne sito. sono di leggi strane nel mondo, è vero. Come ad esempio, in Germania è vietato passeggiare abbracciato il proprio cuscino. Ma che Lo significa? sapevi? Sì, perché praticamente il cuscino passa come un'arma passiva. Passa come un'arma passiva. È È un'arma alla passiva. pari di avere un bastone, Sì, secondo sì. loro. E quindi se tu, ad esempio, No. vai nel negozio di cuscini, che ti devi comprare il No, sono cuscino, armi, sono che armi. fai? Te lo fai spedire a casa? Non puoi portartelo? No! Santo cielo, cosa vuoi fare? Vuoi uccidermi? Sei pazza? È una legge interessante. Una legge stupida. Però si vede che qualcuno evidentemente l'ha fatto. Usare un cuscino come arma. Sì. Addirittura se tu in Francia osi avere un maialino e lo chiami Napoleone, fine della tua vita, Ma basta. scusa, allora, innanzitutto, Vieni arrestato. chi è che ha i maialini in casa? Dopodiché, perché lo dovresti chiamare Noi molto Napoleone? presto. Mi No. piacerebbe avere un maialino. No. Perché lo dovresti chiamare Napoleone? E terzo di tutto, come fanno a sapere che hai chiamato il tuo maialino Napoleone? Sì, effettivamente come funziona? Vengo in casa a dirti: ehi, come si chiama quel maialino? E tu dici Franco Suonano alla Junior. porta, toc toc, chi è? Carabinieri, salve, mi dica, come si chiama quel maiale? Oh Franco. cavolo, no, no, ora Cavolo! devo per forza dirgli che si chiama Beh, Napoleone. magari esiste una carta d'identità Ma per che il dici? maialino. Ma che dici? Non accendere l'auto se il meccanico non ha ancora finito. Ma va! Vabbè, ma questo potrebbe anche starci, Ma è cioè, ha ovvio! Ma senso. te immagini quello è sotto che cambia l'olio, tu parti e lo schiacci. Ma infatti. Perché è una legge? Ah, vedi, c'è stato evidentemente chi ha ucciso il proprio meccanico. Santo Mannaggia. cielo! Lavoro più pericoloso del mondo in Danimarca. Addirittura in America, nel Missouri, il Cosa sto leggendo? tuo compagno di viaggio non può essere un orso. Ma dai! Cavolo! Ma dai! Mi sarebbe piaciuto avere un orso come compagno di viaggio. In Pennsylvania, invece, è vietato legare una banconota a un filo per farla cercare di raccogliere da qualcuno. Però esistono dei video che ho visto di gente che magari lega 5 Sì, euro un cos'è, per filo. adescare le persone? Ma non so, però c'è chi ci casca che magari non vede un filo e ti vedi la banconota. Non hai mai visto Ho quei capito, video? ma cioè, che cosa può mai succedere di cattivo? E non lo so. Te ne accorgi che qualcuno la sta tirando col filo? Non è Arrivano i così. carabinieri. Ehi, 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 quella Ehi, ehi, ehi. banconota Che è legata a scherzi un stiamo filo. facendo qui, eh? In Alabama è vietato passeggiare con il gelato in tasca. Scusa, possiamo un attimo aprire una parentesi? Quanti gradi ci sono in Alabama? Io voglio sapere quanti Cioè, gradi a ci sono in prescindere, Alabama. uno, ti sporchi il pantalone. In Alabama ci sono 22 gradi. Addirittura, mamma mia, che tempaccio in sti giorni. Comunque, con 22 gradi ti si scioglie il Fa caldo gelato. effettivamente se ci Fa sono 22 caldo. gradi adesso. Quindi perché uno dovrebbe mettersi il gelato nel taschino? Ma perché è una legge? Perché è una legge? Magari hanno trovato qualche bambino che era andato al bar, si è preso il gelato e ha detto assolutamente no, non te lo puoi mettere in tasca, si scioglie. In Nevada è vietato dalla legge opporre una bandiera americana sulle saponette. Ma nel Nevada sono strani, Ma hanno tutto l'area ok? 51. Sto cercando di immaginarmi la persona che ha fatto questa cosa per poi arrivare alla legge. Quindi qualcuno ha messo una bandiera dell'America su una saponetta. La polizia l'ha visto e ha detto: Ah, ah, questo è un pazzo! Allora, si vede che questa è una cosa che la gente fa. Vietato pedalare in bicicletta.
Amo, tutto ok? Posso continuare? Sì, sì, va. Ah. Vietato pedalare in bicicletta sott'acqua in California. Ma scusa, esistono quei corsi per anziani dove pedali sott'acqua? Non credo. Che come no? Sì che esistono. Ah, vedi, c'è scritto. È diverso dal praticare l'acqua bike. Questa però è carina. Vietato fare i gestacci nello Zimbabwe. Vabbè, Zimbabwe. Dai. Però vedi, cioè almeno questa non è stupida. Qualcuna un po' di senso ce l'ha. Questa è educazione, non fare gestacci. Magari la gente faceva tante volte i gestacci e hanno messo una legge. Ma andare in giro, cioè, ma mettere la bandiera sulla saponetta, che cosa mi rappresenta? Andare in giro con un orso invece. Ma tu ti immagini essere arrestato per aver messo una bandiera sulla saponetta? Ma non verrai arrestato, ti faranno la multa. Ma perché dovresti avere l'ergastolo per una bandierina e la saponetta? Ma perché dovrebbe esserci la legge? In Africa sono così carini che se il pastore ti chiede indicazioni tu devi fermarti. Devi fermarti. Vedi? Vietano i gestacci e devi fermarti se qualcuno ti chiede. Ci trasferiamo in Africa. Però se sei un contadino puoi andare avanti. Se sei un contadino sei finito. Devi essere un pastore devi per fermarti. Chiedere info. In Thailandia è vietato calpestare monete e banconote. Ma se sono sotto uno strato di fango? Ma se non te ne accorgi, per esempio, ti cade per terra, la schiacci, che fa la polizia? Fermo polizia! Arrestato. Guai a te! Cosa comporta? Cioè, che perché? Quando dovremmo fare un video prova a infrangere le leggi del mondo. Viaggi in giro per il mondo e le infrangi tutte. Fai la passeggiata con l'orso. La passeggiata con l'orso. La bandiera sulla saponetta. E? Non puoi guardare il manichino se hai 11 anni. Però io ne ho già 21. Facciamo un figlio, gli facciamo fare 10 anni. No, no, così... cosa hai detto? Vietato indossare i jeans. Ma è nel Nord Corea questo. Ah, vabbè, lì vabbè, credo che abbiano problemi peggiori di... I jeans sono proprio l'ultimo. Purtroppo mi sa che... Aspetta, vietato reincarnarsi senza autorizzazione del governo. Ma cosa significa? In Cina, quel governo ha emanato un provvedimento che vieta ai monaci buddisti di reincarnarsi dopo la morte. No, cioè, ma il fatto che queste leggi siano ancora scritte. Ale! Cosa? Ale, non mangiare l'ex marito di tua moglie! Scusate, avete ragione, non dovrei mai farlo. Avete ragione. Mi dispiace. Mi viene a piacere perché uno dovrebbe. È no. Cannibalismo! Tu renditi conto. Il cannibalismo. Se hanno messo questa legge. Vuol dire che qualcuno lo ha fatto. Sono pazzi. Santo cielo! Pazzi! In Australia. È vietato avere le scarpe sporche. Viva la pulizia. Guai a te. Avete presente quando vostra mamma vi dice con quelle scarpe stai uscendo? Con quelle scarpe sporche? T'arresterebbero. Sai cosa? Dovremmo controllare invece quante patate abbiamo a casa. Perché qua più di 50 kg di patate in casa non sono concesse. A parte che 50 kg di patate dove cavolo te le metti? Però un contadino. Ma perché, scusa, po' poverino, magari se le coltivate lui. Cosa me ne frega se ho 50 kg di patate? Tu pensa, ne hai tipo 51 kg. Viene la polizia con la bilancia e dicono ora controlliamo. Guarda, non c'è pericolo perché l'Australia è piena di ragni e tanto non ci andrei lo stesso. Se li mangiano probabilmente. Non ci andrei comunque, quindi. Vietato acquistare sigarette, ma non è vietato fumare. C'è qualcosa che non va. Va bene. Ma non dovrebbe essere il contrario. Va bene. Cioè, magari qualcuno le acquista per collezione, però è vietato fumare, avrebbe senso. Ma scusa un attimo, invece vietate le canzonette oscene, cosa vuol dire? Cosa significa le... Se fai sei... la canzone se è brutta, no, non vietato. Ah, guarda, se sei in compagnia di amici e vuoi far baldoria, fai attenzione alle parole che usi. In Australia potresti dover pagare una multa per offesa al decoro. Quindi se per esempio ci sono delle parolacce nella canzone che stai cantando, potrebbe essere un problema. Nel Kansas bere un bicchiere di vino è vietato. Però se utilizzi la tazza del servizio buono da te, invece è tutto ok. Quindi in realtà è vietato bere dai bicchieri. Ma che brutti. Presa in giro è? Ma che presa in giro è? Vietato togliersi i peli pubici nel Wyoming. Perché un parrucchiere dovrebbe venire in mente di toglierti i peli pubici? Rischierebbe di essere arrestato. Però aspetta, scusa, è un estetista? Sei matta. Illegali, nel Wyoming non esistono, no! Ma scusa! Non dire certe parole! Assurda, vuole andare dall'estetista, non può, assolutamente, arrestato. E ora guarderemo le leggi più strane d'Italia. È vero, effettivamente erano tutte nel mondo per ora, in Italia non abbiamo visto nulla. Tu ne conosci qualcuna? No. Ok. L'articolo 121 del...
TUPS del 1931, terzo comma, vieta il mestiere di ciarlatano. però è del 31. Cosa cioè, fai nella vita il ciarlatano? Ma scusa un attimo, ma chi è che lo pagava il ciarlatano? Per essere un mestiere ti deve pagare scusa, qualcuno. Ma il ciarlatano è quello che ciao. Sì, è uno che dice cretinate. E quindi chi è che lo paga il ciarlatano? È tipo forse un giullare. No, il ciarlatano è uno che dice fesserie, che dice cose che non stanno nel cielo né in terra. Ma chi è che lo paga? Chi è che lo paga? Cioè, ti immagini, vai nel negozio del ciarlatano e gli dici: salve, mi può dire una cretinata che le do 5 euro? Ad Eraclea, in provincia di Venezia, non è solo vietato andare in giro in spiaggia senza indossare una maglietta, ma è proibito anche giocare a pallone, costruire castelli di sabbia e raccogliere conchiglie. Oh, ad Eraclea non vogliono divertirsi. Però questa della maglietta è vera. È vera. Cioè, è risaputo in giro che in alcune zone d'Italia se sei in spiaggia non puoi sempre girare. Perché? Non lo so. Però tipo anche per andare al bar ti devi mettere la maglietta al bar della spiaggia. No, vabbè, lì è decoro, buon senso, va bene. Sì, però in spiaggia, al mare, devi avere la maglietta. Magari se giri sul bagnasciuga. Allora, ha senso quella del non raccogliere conchiglie e prelevare sabbia, perché quello non si no, fa. No, vabbè, quello sì. Però, wow. Poi vediamo a Positano. Vietato i fuochi d'artificio durante le feste private tranne il sabato. Multa fino a 500 euro. Vabbè, ci può stare. Troppo beh, alto il rischio incendi. Dai, questa non è strana. Però il sabato non ci sono rischi incendi. Va bene tutti i giorni, ma il sabato. Vabbè, chiudono un occhio. A Sorrento un'ordinanza vieta agli artisti di strada di sostare nello stesso posto per più di 15 minuti. Bisogna spostarsi di almeno 500 metri. Cioè ogni 15 minuti quello che fa breakdance per strada o che canta o suona. Venite! Ragazzi, scusate. Là c'è tutto il pubblico, no? Tutti attorno. Oh raga, un attimo, venite con me. Un attimo. Si sposta di 5 metri, a posto. Divieto di darsi un bacio in auto, 500 euro di multa. Dai, mi ma dov'è Eboli? Ah, non lo so, ma qualcuno sentito di voi è di Eboli? Qualcuno è di Eboli qua? Se gli abiti non sono in ordine si rischiano no, 40 no euro di multa. A Milano? Ma sai quante volte sono andato a Milano con i vestiti stropicciati? Beh ragazzi, quanto sei bassa? Ma e a me tra un po' mi si taglia la testa. Io al momento sono chinato perché se mi dovessi mettere dritto. Ma io tengo sempre la sedia in basso, in realtà sarebbe più in alto. Tappetta. Non mi toccare i capelli che sono ordinati. No! No! Che stupido che sei. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao. Ciao. Mi raccomando ragazzi, non vestitevi scordinati a Milano. Ciao.